Ciao amici di Luce e Natura, ben ritrovati. Quest'oggi prepariamo la Jackie O' Lantern. Qui abbiamo alcune delle zucche che abbiamo raccolto nell'orto quest'estate e io vi faccio vedere come preparare la Jackie O' Lantern nel modo classico, ma anche come prepararla in un modo molto alternativo che ci è utile, soprattutto per il fatto che abbiamo magari delle zucche piccole e non riusciamo a svuotarle bene. Quindi seguitemi attentamente perché stasera ci divertiamo. Allora, intanto che zucche usiamo? Potremmo usare l'Hokkaido, queste piccoline, per fare delle lanternine, o potremmo usare le zucche queste qua di Halloween, le zucche americane che sono belle alte, magari ecco le zucche ungheresi, queste schiacciate non si prestano molto a preparare la Jackie O' Lantern, la lanterna di Jack, però potreste anche usarle, però il fatto che sono costolute non mi piacciono tanto. Possiamo preparare anche una mega lanternona usando una zucca gigante, una Big Max, una gigante quintale come questa. Io andrò a utilizzare 1 e 2. Due zucche americane, zucche di Halloween appunto, che sono belle alte, hanno una bella facciata. Su una effettueremo un taglio tradizionale e anche diciamo una forma del viso tradizionale dall'alto, e su un'altra andiamo a fare una versione modificata, quindi mi raccomando seguitevi questo video attentamente perché penso che sia veramente utile e interessante a chi deve andare a preparare una Jackie O' Lantern e non si vuole ammazzare a svuotare la zucca. Allora amici, tolgo le altre, mi lascio solo questa. Ecco qua, andiamo a utilizzare la zucca classica americana, due varianti. Come attrezzatura ci servirà un coltello, adesso vediamo se va bene questo qua da cucina, o magari ecco un coltellino da intaglio, comunque sia, adesso vediamo quale coltello andrà bene, un paio di coltelli, un pennarello, una penna per segnare e un paio di guanti per non bagnarci le mani, un tavolo da lavoro, questo è quanto. Iniziamo dalla prima, vi faccio vedere prima questa alternativa e poi vi faccio vedere quella classica. Su questa alternativa ho disegnato un viso più o meno, adesso lo andiamo a ricalcare col pennarello, magari ecco ingrandisco un po' gli occhi, poi questa parte la velocizziamo, però è solo per farvi capire. Facciamo degli occhi un po' spiritato, diciamo che questa è una zucca cattiva. In mezzo un triangolo, i denti a punta, un sorriso, un dente a punta centrale. Ok, bene. Adesso, per questa versione qua modificata di zucca, invece di partire tagliando la testa, che è quello che si fa normalmente, e poi andiamo a svuotare la zucca e poi passiamo agli occhi e al resto, io parto dalla bocca, andiamo a effettuare un taglio, praticamente spacchiamo la zucca in due, la spacchiamo in due, la svuotiamo molto più facilmente, ovviamente sulla linea della bocca, la linea della bocca ho fatto solamente un segnetto a penna, leggero, non lo andiamo a ricalcare, che fa tutto il giro, questo perché non voglio che si veda. Partiamo proprio da questa e vi faccio vedere come fare. Prendiamo il nostro coltello e invece di andare a effettuare un taglio dritto, lo facciamo svasato verso l'interno, da dentro verso fuori. Questo perché? Perché ci andrà a fare una sorta di appoggio, quindi la zucca, anche se è tagliata a metà, non si muove. In questo modo noi possiamo tranquillamente svuotare bene la zucca, illuminarla e lasciamo la testa chiusa. Questo ci consente di poter mettere anche della paglia sulla testa in sicurezza e quindi simulare un po' i capelli o andarli a disegnare, e ci consente di svuotarla bene soprattutto quando è piccola, perché poi se abbiamo uno zuccone grande magari infiliamo la mano, va bene uguale. Allora amici, procediamo prima con questa. Io effetto il taglio in questa maniera qua, inclinato. Spero che si veda l'inclinazione. 45 gradi, anche di più, facciamo il giro, fino a questo punto qua, fino all'altra parte della bocca, poi continuiamo con un taglio classico, magari ecco, magari con questo vado meglio, continuiamo con un taglio classico della nostra bocca, poi gli facciamo questi denti, adesso magari lo mandiamo avanti perché...
Adesso abbiamo spaccato la nostra zucca al centro, sfruttando la bocca, quindi possiamo tranquillamente aprirla. Cercate di non sbatterla in modo che non restino i segni. La andiamo a sollevare in questa maniera qua. Eccola, amici. Adesso si presenta in una maniera molto più facile per essere pulita. Metto un attimo i guanti al volo. Vedete come il taglio è svasato verso l'interno? Adesso la andiamo a pulire, possiamo lavorarla bene perché non abbiamo il problema. Andiamo a svuotare tutti i semi, tutto ciò che è presente all'interno. I semi che recuperiamo li andiamo a mettere in una ciotola, così poi facciamo i semi di zucca, belli tostati, magari vi faccio un altro video tutorial su questo. Adesso vedete come si presenta? Andiamo a effettuare una bella svuotatura in maniera più agevolata. Attraverso, possiamo utilizzare anche un cucchiaio. I semi, vi ho detto, li recuperiamo e poi così mentre festeggiamo ci mangiamo anche due semi di zucca, perché no? Tostati. Ci basta un essiccatore. Stessa cosa la effettuiamo nella parte alta, sempre stando attenti a non danneggiare l'incavo. Eccola amici, come avete visto l'abbiamo svuotata e spaccata in due, ma si regge perfettamente perché il taglio è svasato verso l'interno. È chiaro, questo è un piccolo trucco per fare una zucca modificata. In questo caso stiamo facendo una zucca cattiva, quindi non mi resta che rifinire meglio la bocca. Andiamo a intagliare gli occhi. Ecco il secondo occhio, bello scavato, vedete che bella? E magari sulla testa i nostri capelli li andiamo solo a disegnare, anche così, perché no? Siccome sono solo disegnati, possiamo farli molto più frastagliati. Vedete che effetto? La zucca si vede uguale, è più rifinita. Magari possiamo andare a ripassare il contorno degli occhi per farla più cattiva. Diciamo che la zucca, mettiamola così, si è truccata. In qualche modo ci dobbiamo divertire, no? Che dite? Come vedete è una lanterna, però in realtà è stata spaccata a metà. La nostra lanterna di Jackie modificata rimane bloccata, anche se in realtà è spaccata a metà. Per quanto riguarda le candele, cerchiamo di usare candele basse e larghe. Adesso vi faccio anche l'altra, poi ci mettiamo le candele dentro, spegniamo la luce e vi faccio vedere che effetto lanterna bellissimo che si ha. In questo caso useremo un'altra zucca, andiamo a fare una Jackie O'Lantern più classica, quindi da dove si parte? Disegniamo una stella che saranno i capelli e andiamo a rimuovere la parte di sopra, diciamo il coperchio, che poi sarebbero i capelli della lanterna. E nel caso degli occhi, del naso e della bocca l'abbiamo fatta più classica, denti quadrati, magari un po' sdentata, tre triangoli per quanto riguarda gli occhi e il naso. In questo caso si parte sempre da sopra, poi dopo metto le candele, le spengo e ve le faccio vedere tutte e due perché l'effetto è veramente bello. Partiamo da sopra e andiamo a fare, ecco, questa parte qua la possiamo velocizzare. Eccola qua, la stiamo aprendo, eh?
Fantastica. Ovviamente adesso abbiamo un ingresso un po' più piccolo, però la cosa importante è i semi, mi raccomando, i semi di zucca, metteteveli da parte, se non avete un essiccatore li possiamo tostare al forno e così durante la festa possiamo anche assaggiare i semi di zucca. Perché no? Adesso invece mi tocca fare un lavoro di svuotare la zucca dall'alto. Ovviamente dobbiamo fare un ingresso abbastanza grande da poterci mettere le mani. E questa, diciamo, è un'operazione un po' più complicata se avete una zucca piccola, se usate una Hokkaido, una Uchikikuri, magari volete fare le lanternine, spezzatele a metà come vi ho fatto vedere, col taglio inclinato escono fuori meglio. Abbiamo finito di svuotare la zucca e adesso mi levo sti guanti perché ho fatto un macello. Allora, perfetto. Adesso un taglio classico. Quindi diciamo un triangolo, non ci andiamo a impazzire più di tanto. Adesso col coltello andiamo a aprire l'apertura, se no poi non si vede bene. Andiamo a definire la bocca nella parte interna, soprattutto di questa zucca che è bella spessa. Eccola qui, amici. Adesso togliamo gli occhi, la bocca, le nostre zucche di Halloween, le Jackie O' Lantern sono pronte. Ci siamo. Allora, amici, abbiamo un paio di candele e adesso vi faccio vedere che effetto fanno queste Jackie O' Lantern. Vi ripeto, meglio usare candele basse e larghe, se volete un'autonomia migliore, che piuttosto che candele alte. Magari anche ecchi cerini, quelli là col metallo piccolino. Liberiamo le nostre candele. Allora, facciamo così. In questa ci mettiamo una candela più sottile, qua ci possiamo permettere di prendere una candela più grande. Allora, apriamo la nostra Jackie O' Lantern versione modificata cattiva. Eccola. E qui invece mettiamo la versione mi raccomando, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Io vi ho mostrato sia la versione classica che la versione semplificata, se abbiamo zucche piccole, zucchette o comunque diciamo vogliamo svuotare bene la zucca senza toccare i capelli. Questo ci permette anche di metterci un po' di paglia. Amici, spero che anche questo video vi torni utile. Io spengo le luci e poi chiudiamo il video.